Pace e bene a tutti, bentornati fratelli e sorelle. Oggi, 27 febbraio, noi ricordiamo San Gabriele della Dolorata. Ascoltiamo. Francesco Possenti nasce ad Assisi il 1 marzo del 1838. A 4 anni rimase orfano di madre, ma crebbe ugualmente da innamorato della vita e coltivando la fede cristiana grazie al padre, che curò con amore i suoi figli e col quale recitava il rosario. Crebbe con la consapevolezza che la madre, dal cielo, assieme alla Madonna, si prendeva cura di lui. Da qui nascerà la sua devozione per la Mamma Celeste e si dispiaceva per le sofferenze della madre di Gesù davanti al figlio deposto dalla croce. Era intelligente, esuberante, socievole ed anche bello di aspetto. Teneva al suo look e vestiva in maniera raffinata. Gli piaceva la musica, le letture romanzesche, il teatro, la danza. Buono di cuore e facile a commuoversi, bastava poco per adirarsi. Frequentava la chiesa, pregava e di questo non si vergognava. La perdita della sorella maggiore lo avvicinerà sempre più alla vita religiosa. La conversione alla santità ci fu quando Francesco, durante il passaggio della Madonna durante una processione a Spoleto, si sente ardire il cuore. A 18 anni, nel 1856, scelse di diventare religioso tra i passionisti, entrando nel noviziato di Morrovalle a Macerata e prendendo il nome di Gabriele di Maria Addolorata. Iniziò il suo cammino verso la consacrazione a Loreto e poi continuò dal 1859 a Isola del Gran Sasso per continuare gli studi per il sacerdozio. Compie pratiche di mortificazione e autorinuncia a beneficio degli altri e compie il voto di diffondere la devozione alla Addolorata. 3 anni dopo, nel 1862, a soli 24 anni, morì a causa della tubercolosi. È venerato nel santuario che porta il suo nome. Sia la Congregazione dei Passionisti, sia la Chiesa Cattolica accelerarono il processo di canonizzazione del giovane abruzzese, per offrire presto ai giovani un modello di santità coraggiosa. Gabriele venne dichiarato santo, quindi proposto alla venerazione ed imitazione di tutti i fedeli, ma specialmente dei giovani, il 13 maggio 1920 da Papa Benedetto XV. Pochi anni dopo, nel 1926, Pio XI lo dichiarò patrono della gioventù cattolica italiana. Vi propongo un piccolo estratto, un piccolo scritto proprio di San Gabriele, una lettera che lui aveva inviato a suo fratello Michele. Siamo nel 30 dicembre 1861. Scrive: «Carissimo fratello, lo scorso Natale ho ricevuto la tua carissima in cui mi dicevi che non ti avevo scritto da molto tempo. Questo è vero, ma perché devo scriverti? Non ho particolari notizie da darti. Siamo in un luogo solitario. Nessuno si incarica di dirmi che cosa succede altrove e neppure io me ne preoccupo. Per questo ti ripeto solo quello che già altre volte ti ho scritto. Michele mio, ricordati che non si può servire a due padroni. Dio e il mondo, nessuno li ha mai messi insieme. Gesù ci ha detto che la via del paradiso è stretta e che chi vuole seguirlo deve rinunciare a se stesso, prendere la sua croce ogni giorno e deve seguirlo. Michele mio, vuoi tu amare? Ama pure, ma sai chi? Ama Maria. Chi più di lei, bella, amabile e potente? La Vergine Maria non guarda come si sia comportato uno in passato, solo che essa vede un cuore che desidera e Maria subito accorre e gli si mostra madre di misericordia, lo abbraccia, lo difende, lo consola e perfino lo serve accompagnandolo in questo poco tempo che viaggia per l'eternità. E poi, caro fratello mio, in quel punto in cui chi ha amato solo le creature, tutto finisce con amarezza indicibile. Bisogna separarsi da tutti in quel punto. I devoti di Maria si consolano, invitano la morte. Con pace si separano dai congiunti e dal mondo,
pensando che vanno a possedere l'eterna felicità con la Madre di Dio. Va ogni giorno, se puoi, mattina e sera, a visitare un'immagine di Maria. Falle il sacrificio di qualcosa. Astieniti, per amore della Madonna, da alcuni divertimenti, compagni e passatempi. Recita ogni giorno il rosario e vedrai che Maria non si farà vincere in cortesia. Addio, fratello mio, pratica ciò che ti ho detto. Si tratta di eterna felicità o di infelicità. Ogni sacrificio e premura è poco. Gesù e Maria ti diano insieme tutti di casa un felicissimo anno. A quest'ora forse avrei potuto essere ordinato sacerdote, ma la mancanza di un vescovo ordinante nelle presenti circostanze lo hanno impedito. Il Dio così vuole e così voglio pure io. La pace sia con te. Vediamo l'amore che San Gabriele dell'Addolorata nutriva per la Vergine Maria e forse capiamo un po' l'inizio di questa lettera quando dice: non ti scrivo da tempo, ma perché ti devo scrivere? Questa sua fede, questa sua devozione aveva generato in lui un grande distacco dal mondo terreno, anche dai suoi parenti, perché era già rapito in questo futuro che già viveva con Maria, in cui già si sentiva anche ancora più in comunione con la sua famiglia. Sono cose un po' lontane dalla nostra esperienza, riusciamo ad intravederle e prendiamo per noi questo consiglio prezioso, quello di contemplare la Vergine Maria, portarla nella nostra vita e fare per lei qualche piccolo sacrificio che sicuramente sarà apprezzato e non sarà vano. San Gabriele prega per noi.